Ciao amici e amiche del segno solare o lunare della bilancia, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo lunare motivazionale dal 4 al 18 settembre. Andremo a vedere le energie che si muoveranno in questo periodo che ci accompagneranno verso la luna piena in Pesci. Vi ricordo prima di iniziare che queste sono energie generali che vi consiglio di integrare con il vostro ascendente ma soprattutto col vostro segno lunare. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate i link per contattarmi e prenotare un consulto e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Adesso possiamo iniziare la nostra stesa, andiamo ad accendere la luna e vediamo che cosa vogliono dirvi gli oracoli. Ovviamente è un tipo di stesura che diversamente dagli altri oroscopi, questo vi permette di capire meglio che cosa sta accadendo nella vostra vita, magari di trovare soprattutto dei suggerimenti per manifestare nella realtà i vostri sogni e i vostri desideri. Poi trattandosi di luna piena, andiamo a scoprire come intensificare le nostre energie, la nostra motivazione, e quindi anche come raggiungere dei traguardi e degli obiettivi, oppure anche se vogliamo proprio iniziare qualcosa in questo momento. Siccome è una piena in Pesci, l'azione sarà un po' più rivolta verso l'interno di noi, nell'aspetto della spiritualità, del seguire l'intuito, nel guardare nel profondo della nostra anima e riflettere tantissimo. E si possono superare dei conflitti perché il livello di empatia sarà molto elevato, e quindi entrare appunto emotivamente in contatto con le persone sarà più facile. Ci si può dedicare alle cose più importanti e anche allontanarsi dalla realtà per cercare di scoprire quali sono i nostri veri desideri e sogni. Ma attenzione, allontanarsi sì, fa bene, ma non bisogna crearsi delle illusioni oppure chiudersi totalmente in se stessi, perché purtroppo di contro abbiamo in questo periodo un po' troppa sensibilità, nervosismo, pericolo di sconforto, di vecchie esperienze che ritornano a galla, ricordi piacevoli, ecco, e quindi ci porterà parecchia instabilità emotiva, ma non bisogna assolutamente condannarsi, bisogna abbracciarsi e avere tanta pazienza e procedere. Procedere, adesso vediamo il percorso consigliato appunto dagli oracoli, che passa e inizia attraverso la luna balsamica. Questa carta indica guarigione, questo almeno è il significato principale, e cioè che consiglia di mettersi proprio in ascolto per ricevere un messaggio, per seguire una guida che può essere anche interiore, a volte anche una persona nello specifico. E le intuizioni, come abbiamo visto, saranno determinanti per certi aspetti, quindi lasciare andare il passato, accettare la realtà per quella che è, anche se c'è qualcosa o qualcuno che diciamo, le cose non vanno esattamente come vorreste, ecco, allora bisogna valutare di capire che cosa fare, se è il caso di impegnarsi ulteriormente o appunto per il momento staccarsi, addirittura magari nella peggiore delle ipotesi lasciar totalmente andare. Quindi questa è una prima carta che vi fa intercettare quali potrebbero essere i primi suggerimenti da prendere in considerazione. Come seconda carta troviamo la luna gibbosa. In questo caso porta con sé il messaggio di cogliere qualche momento per fare un aggiustamento, una modifica, o al vostro percorso, alla strada che vi siete prefissati o anche a un certo tipo di azioni, e quindi prima di procedere, ecco, fare qualche
piccola modifica, perché possono subentrare delle nuove possibilità e quindi grazie a queste nuove possibilità si può mantenere poi lo slancio e la concentrazione verso quello che volete ottenere. Soprattutto poi bisogna essere costanti, quindi magari è vero, come abbiamo visto, si può iniziare un nuovo progetto e allora in quel caso, se qualcosa di totalmente nuovo, valutare prima i vari passi, quindi per poi essere ben sicuri come procedere. E anche qui, come vedete, troviamo queste preziose indicazioni. Poi troviamo la luna piena in Vergine, in questo caso, che parla di guardarsi dentro. Abbiamo visto che è molto importante in questo periodo guardarsi dentro. In questo caso la carta suggerisce di essere molto onesti e sinceri, soprattutto con se stessi, e cercare il più possibile di vedere le cose con chiarezza. Più sarete sinceri, più sarete chiari e più vedrete che le cose intorno a voi si incastreranno in un certo modo e quindi tutto sarà votato alla certezza, alla sicurezza e il riuscire a capire come procedere, soprattutto insomma in certe situazioni che possono essere abbastanza complessi. Occhio e ovvio a fare attenzione a non essere troppo esigenti con se stessi e anche con gli altri. E un'altra cosa che vi può aiutare, ma l'abbiamo visto sin dall'inizio, e cioè di curare dettagli, definire bene alcune cose, di impegnarsi, di fare ordine, di separare ciò che non va bene e ciò che è, diciamo, positivo e magari già sapete che vi sta portando risultati, e invece di lasciare andare quello che non sta funzionando, o quantomeno analizzare le motivazioni. Se poi le cose appunto diventano troppo complesse, vuol dire che lì c'è il messaggio appunto già di queste carte che vi indica di mettere da parte, di lasciare andare qualcosa che non va. Come altra carta adesso dall'oracolo risponde, troviamo queste ulteriori informazioni, la carta il vagabondo. Questa carta mi permette di esplorare, di mettervi nelle condizioni appunto di uscire dalla vostra solita routine e di cercare nuove opportunità, tagliare i fili che vi bloccano. Appunto, come vedete, il messaggio è abbastanza costante su questa idea, e cioè di staccarsi o mettere da parte qualcosa o qualcuno per andare oltre, dove ci sono più opportunità, dove ci sono più scelte e cose adatte a voi. Magari questa carta è un po' più attiva, cioè sta dicendo proprio che se vedete che le cose sono bloccate e che non vanno bene, in qualche modo si deve essere un po' più attivi, appunto cercare di intervenire e andare a tagliare questi fili o a modificare, come abbiamo visto precedentemente. Quindi a volte non importa, soprattutto in questo caso, conoscere precisamente la destinazione, e cioè dove volete arrivare, ma adesso sarà più importante incominciare questo percorso o portare avanti qualcosa che avete già iniziato, però liberarsi da qualcosa che vi sta bloccando. E adesso vediamo un'altra carta per voi. Questa ci parla di molte maschere, ha a che fare con un qualcosa che è nascosto effettivamente, e principalmente può essere, è vero, rivolta sia a noi stessi, perché se ci fate caso noi spesso adottiamo una maschera, non in senso negativo, ma sia per proteggerci, per adottare insomma dei modi per vivere, per adattarsi alle varie circostanze. Quindi non è una cosa negativa indossare questa maschera, però bisogna fare attenzione, perché può essere un qualcosa a nostro vantaggio che ci può mantenere curiosi alla ricerca di qualcosa, oppure anche di muoversi con prudenza, con attenzione tra le varie cose che abbiamo
scarsa conoscenza, quindi da un lato è vero, è positivo, però diciamo dall'altro lato bisogna fare anche attenzione soprattutto agli altri, e che si possono incontrare purtroppo delle persone che adottano queste maschere nei nostri confronti, e quindi non dobbiamo confonderci, cercare di scoprirle, cercare di capire perché il perché di certi comportamenti vi aiuterà anche a gestire le vostre cose. E una casa in ordine appunto parla ancora di chiarezza, quindi come vedete il messaggio dominante è proprio questo, di organizzazione, di chiarezza, di fare attenzione a non subire l'influenza esterna, di fare pulizia nel proprio ambiente sia esterno, quindi anche fisico, ma soprattutto quello interiore. Chiarezza, come abbiamo detto, sottolineo, non solo in voi stessi, ma anche esigere chiarezza da qualcuno in particolare, perché appunto sarà molto molto importante per procedere nel vostro percorso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!